Come tutti i giovedì siete su Rete 4, viva l'Italia, oggi e domani. Quella di oggi è una giornata. Pace fiscale per sopravvivere. Bisogna capire questa pace come viene definita. Condono, rottamazione, pace fiscale, la questione è ancora molto complicata e noi abbiamo chiesto un chiarimento a un super esperto. Noi abbiamo capito che c'è una sorta di mini condono che riguarda le cartelle dal 2000 al 2010 sotto i 1000 euro e quindi... Lì poi... il contribuente non deve fare nulla. La rottamazione terra, un esempio pratico, è questa cartella esattoriale di circa 39.266, pagherà esclusivamente poco meno di 21.000 euro. Quanto devi all'Agenzia delle Entrate? A oggi siamo arrivati che negli ultimi 3-4 anni almeno una cifra sui 150.000 euro. Grazie alla pace fiscale io potrei risolvere i miei problemi. Io venderei subito il negozio e con quel piccolo gruccioletto potrei togliermi questo pensiero senza lasciare i casini alla mia famiglia, a mia figlia che non se le merita e a mia moglie che non se le merita. Lui è Emanuele. E pensava che la pace fiscale fosse un super condono, invece con la sua super cartella da 150.000 euro che succede adesso? Niente, deve esclusivamente presentare una rottamazione ter, scomputando esclusivamente le sanzioni e gli interessi. Quindi quanto potrebbe risparmiare? Potrebbe arrivare a risparmiare anche sul 40-45%. Vabbè, quindi... Con il vantaggio che anziché pagarla nel giro di un anno e mezzo, come è accaduto con le vecchie rottamazioni, potrà farlo attraverso 10 rate con cadenza semestrale, quindi con 5 anni quindi di un tempo. Un po' più di respiro. Un po' più di respiro. Il punto è, se io non pago 100 di tasse e non mi fanno niente e mi dicono ti riduco le tasse a 110 e continui a non farmi niente, io perché dovrei pagare anche solo quei 10? Siete a Viva l'Italia oggi e domani, con noi c'è il ministro Luigi Di Maio che tra poco lascio andare. Di Maio, a me sembra che veramente in questo il contratto forse ha funzionato. Da una parte c'è la pace fiscale, il condono, chiamatelo come volete, dall'altra c'è il reddito di cittadinanza, un po' per uno mi sembra di capire. Sul reddito di cittadinanza, visto che sulla pace fiscale ci siamo allargati molto, mi sa dire esattamente quando parte, cioè la gente che cosa si aspetta, da marzo, da 2019, dai primi mesi del 2019? Mi prendo 10 secondi solo per dire che le persone che avete intervistato lì sono gli esatti destinatari di quello che stiamo facendo, cioè quelle persone vogliamo aiutare. Sì. Quando quell'esperto vi ha detto che da 50.000 si passa a 20.000 è perché... Non perché gli facciamo uno sconto su quello che doveva pagare il cittadino, ma semplicemente perché quel cittadino doveva pagare 20.000 e tra agi, more, interessi di Equitalia è arrivato a 50.000 e adesso è finito in un vortice da cui non esce più. Quindi noi gli facciamo pagare quello che doveva e glielo rateizziamo su più anni. Ora io le